Ciao, sono Virna. Realizziamo insieme il twin set canotta e coprispalle con la lana Colora Baby Magic di Filati Trasfere, un filato meraviglioso. Nello specifico, io ho scelto il colore 130620, che ha tutte queste bellissime tonalità di verde, ma potrete trovare tantissime altre colorazioni per creare il vostro twin set come più vi piace. Che cosa ci serve per realizzare il nostro twin set? Ci serve del filato Colora Magic Baby, un uncinetto numero 4, una forbice e l'ago da lano con la crona grande. Vi faccio vedere anche l'ago, che è questo qui. Allora, iniziamo il nostro twin set. Partiamo dalla canotta. Per realizzare la canotta prendo il mio uncinetto numero 4 e vado a fare una serie di catenelle, più precisamente 74. Quindi andrò a lavorare in questo modo. Arrivati a 74 catenelle, andrò ad aggiungere ancora 3 catenelle che saranno le prime 3 per alzarmi per il giro successivo, quindi 1, 2 e 3. Che rappresenteranno poi anche la prima maglia alta. Adesso andrò a fare tutto un giro di maglie alte, quindi questa è la prima, caricherò il mio filo sull'uncinetto, mi sposterò perché chiaramente la prima è qui, mi sposterò nella catenella successiva, andrò a infilare il mio uncinetto e lavorerò la mia maglia alta. Procedo così lungo tutta la fila di catenelle, quindi una ad una andrò a creare le maglie alte all'interno delle catenelle del giro precedente. Fatto il primo giro di maglie alte, procedo adesso con la lavorazione. Qui io vi faccio vedere la prima metà del nostro top già realizzata. Quindi noi adesso abbiamo fatto il primo giro di maglie alte, adesso procediamo con questa lavorazione che è praticamente una lavorazione a costa 2-1. Quindi cosa faremo? Andremo a lavorare le maglie alte 2 in costa, nel caso del davanti sono 2 in costa davanti e una in costa dietro. Per tutta la nostra serie di maglie alte. Allora, le lavoriamo così come si presentano per 4, o meglio per 3 giri, perché poi nel quarto cominceremo a fare le nostre diminuzioni. Vedete che questo top risulta sancrato, quindi avrà una vestibilità aderente. Allora, quindi terminato il primo giro, che cosa vado a fare? Vado ad alzarmi. Quindi creo la prima maglia alta, quindi mi alzo in questo modo e vado a fare poi le maglie successive, quindi considero questo il mio davanti, quindi vado a fare la prima maglia prendendola in costa davanti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che invece di andare a lavorarla qui, andrò a infilare il mio uncinetto in questo modo, passerò il mio filo e poi andrò a lavorare la mia maglia alta. Quindi 2 maglie in questo modo, poi farò la terza maglia, invece andrò a lavorarla in costa dietro, quindi girerò il mio lavoro in questo modo, infilerò l'uncinetto da questo lato e andrò a lavorare la mia maglia alta. Proseguo in questo modo per tutto il giro, quindi adesso cosa faccio? Vado a fare altre 2 maglie alte prese in costa davanti. Vi faccio vedere, nel frattempo mi è scappata quella presa dietro, ma la rifacciamo così. Allora, questa è la precedente presa in costa dietro. Andiamo a fare le 2 successive prese in costa davanti e poi di nuovo una in costa dietro. Abbiamo terminato il nostro primo giro praticamente sul davanti del top. Cosa facciamo? Facciamo 3 catenelle, ci giriamo e
chiaramente potremmo considerarlo, consideriamo il dietro o quando si lavora, per esempio, ai ferri si considera ritorno, no? Lavoriamo le maglie come si presentano. Cosa vuol dire? Che le maglie che abbiamo lavorato prima in costa davanti saranno lavorate in costa dietro, mentre le maglie che abbiamo lavorato in costa dietro saranno lavorate in costa davanti. Quindi andremo a fare questo lavoro. Questa è una delle maglie che nel giro precedente è stata lavorata in costa davanti, quindi diventa costa dietro, e questa è la maglia che invece è stata lavorata in costa dietro e quindi viene lavorata in costa davanti. Allora procedo ancora, faccio questo giro, che quindi è dalla parte del rovescio, poi farò ancora un giro dal diritto e nel giro successivo, dal rovescio comincerò a fare le mie diminuzioni. Ci vediamo quando facciamo la prima diminuzione. Allora, prima di procedere, ricapitoliamo un attimo. Allora, noi iniziamo il nostro top con una serie di catenelle. Facciamo il primo giro tutto di maglie alte, poi andremo a fare un secondo giro che è quello che risulterà sul davanti, che sarà due maglie alte prese in costa davanti, una maglia alta presa in costa dietro, così a seguire per tutto il giro. Poi faremo un giro di ritorno che è il terzo che abbiamo appena ultimato, quindi andremo a lavorare le maglie come si presentano, quindi saranno due prese in costa dietro e una in costa davanti e siamo pronti adesso per fare la nostra prima diminuzione. Mi sono alzata con 3 catenelle. Adesso che cosa vado a fare? Non vado a fare la diminuzione subito attaccata qui per darmi una sorta di continuità nel disegno. Quindi vado a realizzare la prima maglia alta presa in costa davanti e non andrò a lavorare la maglia alta presa in costa dietro, ma proseguirò con le mie maglie alte prese in costa davanti, così. E poi lavorerò con le maglie come si presentano, quindi una in costa dietro e successivamente due maglie alte in costa davanti, fino alla fine del mio giro, fino ad arrivare qui, salterò l'ultima maglia in costa dietro e lavorerò le ultime due. Proseguirò poi facendo due giri con le maglie come si presentano e al terzo andrò a fare di nuovo la mia diminuzione. Ricordatevi che la diminuzione la fate sempre sul davanti del vostro lavoro. Allora, questa è la prima diminuzione, poi dovrò proseguire come vi ho appena detto facendo due giri come si presentano e nel terzo giro di andata farò la diminuzione, la farò per una, due, tre, quattro volte. Ci vediamo al termine di questi giri. Realizzata la parte con le calature, proseguiamo poi per sei giri con le maglie che ci restano e quindi andiamo a creare questa parte che rimarrà appunto dritta. Cosa dovremmo andare a fare adesso? Dovremmo procedere, vi faccio vedere il pezzo già realizzato. Questa è la diminuzione che abbiamo fatto, la parte che resta dritta e poi c'è la parte che torna ad allargarsi proprio per dare un effetto sancrato nella visibilità della nostra canotta. Quindi, che cosa andiamo a fare terminati i sei giri con tutte le maglie che abbiamo sul nostro pezzo senza andare a fare né aumenti né diminuzioni? Andremo a fare le solite tre maglie per alzarci, quindi una, due e tre, e poi andremo a fare in questo caso la maglia successiva che è quella da lavorare maglia alta presa in costa dietro. Poi avremo un'altra maglia alta presa in costa dietro, ma prima di fare quella andiamo a fare una maglia alta così come agganciandola praticamente in mezzo tra le due maglie alte e poi proseguiamo. Così abbiamo fatto il nostro primo aumento.
Adesso gli aumenti che andremo a fare li faremo esattamente speculari rispetto alle diminuzioni. Quindi che cosa vuol dire? Adesso in questo giro faccio un aumento, poi farò due giri lavorando le maglie come si presentano, un secondo aumento e di nuovo due giri con le maglie come si presentano, un terzo aumento e poi due giri con le maglie come si presentano, e un quarto aumento. Dopodiché, terminata questa parte, ci rivedremo per vedere come fare la parte del giro manica e dello scollo. Terminati i nostri aumenti, andremo a fare ancora un giro di ritorno e poi dal prossimo giro di andata, andremo a chiudere una maglia per lato per 4 volte. Terminate queste diminuzioni, ci rivediamo per procedere con lo scollo. Dopo aver chiuso per 4 volte lateralmente, sia da un lato che dall'altra, una maglia nel giro di andata, lo devo fare ancora per 2 volte. Quindi in realtà le chiusure laterali dopo aver effettuato gli ultimi aumenti saranno 6 e saranno esattamente tutte come spiegato poco fa. Per le prime 4 diminuzioni mi troverò a questo punto con 59 maglie. Quando sono arrivata a 59 maglie, dovrò dividermi il lavoro a metà per poter andare a fare la mia scollatura, che sarà uguale sia davanti che dietro. Allora, dividiamo il lavoro e una volta diviso il nostro lavoro a metà, andremo chiaramente a farne una parte per volta. Allora, la maglia questa è quella centrale e non la toccheremo. Partiamo con la lavorazione della prima, diciamo, coppa. Allora, alla mia destra continuerò a diminuire una maglia per lato nei giri di andata, mentre a sinistra andrò a lavorare le ultime 3 maglie vicino a questo punto facendo una maglia alta, una mezza alta e una bassa. Io adesso inizio la riga e poi mi fermo qui per farvi vedere come faccio la lavorazione in questo punto. Eccoci qui, siamo arrivati a 3 maglie da quella centrale. Per cui cosa faccio? Vado a fare la prima facendo la maglia alta e prendendola in costa davanti. Poi la seconda prendo sempre in costa davanti perché così è la lavorazione, ma vado a fare una mezza alta e l'ultima che è in costa dietro la farò così, ma farò semplicemente una maglia bassa. Così vado a iniziare a crearmi la mia svasatura. Giro il mio lavoro e proseguo nello stesso modo, quindi mantenendo sempre le mie coste come le ho lavorate fino adesso, andrò a fare la prima una maglia bassa, poi carico una maglia mezza maglia alta e di qua in avanti le maglie alte, esattamente come le trovo. Vedete che comincia a prendere forma la mia scollatura. Quindi adesso io proseguirò così. Dal mio lato sinistro, ripeto, diminuirò una maglia ogni giro di andata, mentre dal mio lato destro diminuirò sia in andata che in ritorno, come vi ho fatto vedere adesso, fino a quando arriverò semplicemente a chiudere perché ho l'ultima maglia. Finita la nostra parte destra, siamo pronti per fare la parte sinistra e quindi ultimare la nostra canotta. Allora, andiamo a prendere il nostro filo, facciamo la nostra solita asolina scorsoia e in questo caso lavoriamo in modo speculare rispetto a quello che abbiamo fatto precedentemente. Quindi, questo è il nostro centrale. Noi dobbiamo fare una maglia bassa, una mezza alta e una alta. Quindi andiamo a puntare nella prima. Prendiamo solo il filo giusto, questo qua è quello corto, lo lasciamo indietro e andiamo a fare la nostra prima maglia bassa. Poi carichiamo l'uncinetto e seguendo la costa davanti o la costa dietro, a seconda di com'era il nostro lavoro, facciamo la mezza alta e poi proseguiamo con le maglie alte.
lavorando sempre come si presentano, quindi ripeto in costa davanti o in costa dietro, e per il lato sinistro a questo punto andremo a fare una diminuzione ogni giro di andata sempre a sinistra. Quindi come procedo per la parte sinistra? Sono partita come vi ho fatto vedere, vado avanti, finisco, farò la mia diminuzione perché in questo caso sono sul giro di andata, farò il mio giro di ritorno e farò la diminuzione da questo lato e poi di nuovo. Quindi lavoro esattamente come ho fatto per la parte destra, ma semplicemente in modo speculare. Ci vediamo al termine. Terminato il davanti della canotta, procederemo a realizzare nello stesso modo anche il dietro. Una volta realizzate le due parti, andremo ad accoppiarle dritto con dritto e a cucire i laterali. I laterali li cuciremo partendo dal fondo, seguendo la nostra sancratura, fino ad arrivare al giro manica. Cuciti entrambe i nostri due lati, che cosa ci resta da fare? Dobbiamo cucire le due punte. Non andremo a creare delle spalline, ma semplicemente uniremo le punte del davanti con le punte del dietro. Terminate le nostre cuciture, non ci resta che rifinire. Andremo a rifinire sia il giro manica che il giro collo con un giro di maglia bassissima. Quindi che cosa andiamo a fare? Prendiamo il nostro filo, facciamo la nostra solita asolina, inseriamo il nostro uncinetto e partendo da dove vogliamo, ma possiamo partire dalla spallina, andremo a fare tutto un giro di maglia bassissima. Quindi semplicemente in questo modo, andando a uniformare tutto il nostro giro collo e il nostro giro manica, creando questa rifinitura. Qui, per esempio, nel giro manica io l'ho già fatta. Aspettate che vi metto a fuoco un po' di più la parte, così la vedete meglio. Resterà rifinito in questo modo. Siamo pronti ora per realizzare la seconda parte del nostro twin set, ovvero il coprispalle. Dobbiamo andare a fare una serie di catenelle, nella precisione 91 catenelle, per creare il nostro bordo di partenza. Il bordo avrà una larghezza di 51 centimetri. Lavoreremo per 4 giri esattamente come abbiamo fatto per la canotta, cioè con due maglie alte prese in costa davanti, una maglia alta presa in costa dietro, così via, sempre nei giri di andata, mentre nei giri di ritorno le maglie come si presentano. Cambiamo ora la lavorazione. Prendiamo dei ferri 5 e mezzo o 6 a seconda della vostra manualità e andiamo a tirar su le nostre 91 maglie sul ferro. Quindi ci inseriamo, allora vi faccio vedere, ci inseriamo e tiriamo sulla maglia in questo modo. Potrete farlo anche con l'uncinetto se preferite, io amo di più farlo in questo modo qui. Tirate su le nostre maglie, lavoreremo a diritto sul nostro davanti del lavoro, quindi dove abbiamo le nostre due maglie alte prese in costa davanti e una maglia alta presa in costa dietro, fino ad arrivare a 47 centimetri di altezza, quindi maglia rasata per 47 centimetri di altezza. Realizzati i 47 centimetri a maglia rasata, quindi in andata a diritto e in ritorno a rovescio, andremo a chiudere metà delle nostre maglie. Noi ne abbiamo 91 sul ferro, in questo caso ne chiudiamo 45 e ne resteranno 46. Le 46 maglie che restano sul ferro le continuiamo a lavorare a diritto e adesso vi dico anche per quanti centimetri, per 16 centimetri. Dopodiché andiamo a reinserire sul nostro ferro le maglie che abbiamo chiuso quando siamo arrivati a 47 centimetri. Ritorniamo ad avere
le nostre 91 maglie e lavoriamo di nuovo a maglia rasata per 47 centimetri. Questa lavorazione che cosa ci ha permesso di fare? Ci ha permesso di fare la parte che creerà il dietro. Questo è il dietro del nostro collo, perché una volta che abbiamo realizzato questo pannello, questa parte sarà il dietro del nostro coprispalle, mentre questo sarà il davanti. Come procediamo adesso? Allora, arrivati alla fine dei 47 centimetri realizzati anche dalla parte opposta, dobbiamo andare a chiudere tutte le nostre maglie per poi fare il bordo come abbiamo fatto all'inizio, ma utilizzando l'uncinetto. Quindi andiamo a chiudere semplicemente le nostre maglie in questo modo. Chiuse le nostre maglie, andiamo a lavorare poi con l'uncinetto. Chiuse tutte le maglie, non andremo a staccare il nostro filo, ma rimaniamo con l'ultima maglia. Cosa faremo? Ci alzeremo con 3 catenelle per fare la prima maglia alta e andremo, visto che in questo caso siamo sul rovescio del nostro lavoro, almeno io sono sul rovescio del nostro lavoro, andrò a fare la prima maglia alta in costa, la farò dietro perché sul mio davanti sono partita con 2 davanti, quindi vado a caricare il filo, mi infilo qui nella chiusura così e vado a fare la mia maglia alta. In realtà vi ho detto una cosa non del tutto giusta. Qui chiaramente non possiamo ancora fare le maglie in costa perché siamo al primo giro, per cui andiamo a fare un giro di maglie alte. L'importante è che siano 91. Partiremo con la lavorazione in costa davanti, in costa dietro dal prossimo giro, perché qui chiaramente non lo possiamo fare perché abbiamo il nostro giro di chiusura delle maglie li carichiamo, lavoriamo così, ci vediamo a fine giro. Abbiamo terminato il nostro primo giro di maglie alte. Adesso andremo a lavorarle esattamente come abbiamo fatto per il bordo di partenza, quindi faremo lo stesso numero di giri lavorando con 2 maglie alte prese in costa davanti e una presa in costa dietro. Ci vediamo al termine. Una volta terminato il nostro bordo, lasciamo il filo lungo e procederemo con la cucitura. Dobbiamo andare ad accoppiare insieme. Praticamente, vedete, questo è il lato dove abbiamo fatto il bordo, lo pieghiamo a metà e andiamo a cucire insieme le due parti per 36 centimetri, quindi rimarrà una parte libera. La stessa cosa facciamo dall'altro lato. Per cucirlo, chiaramente adesso io ve l'ho fatto vedere accoppiato dietro con dietro, invece in realtà per cucirlo bene dobbiamo andare ad accoppiare dritto con dritto, quindi lo vado a girare, prendo il mio ago e il mio filo così, infilo il filo che ho lasciato lungo dentro l'ago e vado a cucire come se facessi un punto macchina fino ad arrivare a 36 centimetri. Farò questa cucitura sia da un lato che dall'altro. Ci vediamo al termine delle cuciture. Fatte le cuciture, dobbiamo andare a rifinire tutto i bordi, praticamente quelli della schiena, il giro, il sottomanica e la parte davanti e che gira attorno al collo con un giro di maglia alta. Quindi partiamo con il nostro solito filo, l'asolina scorsoia, l'uncinetto e andiamo. Io parto da un sotto manica, quindi consideriamo come se fosse un giro manica e andiamo a lavorare
così facciamo una bassa e poi facciamo 2 catenelle per la prima maglia alta. Dopodiché andiamo a lavorare in questo modo. Se abbiamo le maglie un po' aperte, andremo a fare 2 maglie alte all'interno in modo da farne molto compatte. E procediamo appunto tutto intorno, così da allineare al meglio il nostro bordino. Terminato il bordo con la nostra maglia alta, ci mancano soltanto più i laccetti per chiudere sul fronte il nostro coprispalle. Andremo a realizzare con lo stesso filato con cui abbiamo realizzato il twin set 2 cordoni, così, con a cui metteremo poi in punta una pallina di legno che trovate sempre all'interno dello shop di Filati Tre Sere. Per realizzare il cordone ho utilizzato il tricottino che trovate sempre sullo shop di Filati Tre Sere. Come procedo per la realizzazione del mio cordoncino? Vado a prendere il mio filato con l'uncinetto che è in dotazione col tricottino, passo il filo attraverso quest'asola, quindi lo vado a prendere, mi aiuto così, lo tiro su, faccio un'asolina, in questo modo, l'asolina la vado a infilare all'interno del foro che c'è nella parte centrale e nella parte retrostante inserisco l'uncinetto, aggancio il filo con l'uncinetto e lo porto verso il basso. Una volta arrivato verso il basso, ho un peso nella mia confezione, passo attraverso l'asolina, devo farla passare da parte a parte e blocco il filo, così vedete questo è il peso, quindi quello che farà scendere il mio lavoro man mano che lo vado a fare. Allora, aspettate che qua c'è un filo, questo filo deve stare giù, vado a iniziare il mio cordoncino. Che cosa faccio? Giro la manovella e vado a inserire il filo nel primo ago. Faccio attenzione che l'aghetto sia aperto, vedete, così non l'ho preso, quindi devo spostare perché sennò non si chiude poi all'interno, così. Adesso è agganciato, ok, salto quello successivo, passo in quello dopo che devo controllare che sia aperto, ok, filo all'interno e passo, salto il successivo, dopodiché col giro dopo partirò così e andrò ad agganciare anche i 2 aghetti, quelli che non ho utilizzato. Fate sempre attenzione, soprattutto all'inizio, che gli aghetti siano aperti, perché se no saltate il punto e non vi viene il cordoncino. Da qui proseguo girando la manovella, lasciando il peso cadere, e farò un cordoncino all'incirca di 30-35 centimetri. Data la lunghezza desiderata, dovrò fare questo lavoro, quindi salterò un aghetto, poi girerò con la mia manovella come ho fatto finora, salto anche l'aghetto successivo, faccio attenzione in modo che non si vada ad agganciare, salto ancora anche quello successivo e anche l'ultimo, quindi praticamente il nostro cordone si sgancia da tutti gli aghetti. Fatto questo lavoro, adesso il mio cordone è sganciato, prendo le forbici, taglio il mio filo un po' più lungo, lo vado a sfilare in questo modo, prendo l'ago con la cruna di silicone e vado a chiudere, perché sennò io qui potrei disfarlo, le maglie sono libere,
Quindi vado a infilare il mio ago all'interno di una, due, tre e quattro maglie. Passo il filo all'interno e poi lo vado a sigillare. Fatto questo, prenderò la mia pallina di legno, la infilerò e farò un nodo. Sempre col mio ago da lana andrò a fissare uno a destra e uno a sinistra, cucendolo bene, il cordone. Farò una cucitura abbastanza sostenuta, perché comunque io poi andrò a legarla questa cosa, per cui magari vado a fare un po' di forzatura, quindi va cucito bene. Una volta che ho cucito i miei due cordoncini, il mio twin set a questo punto è pronto per essere indossato o regalato. Al prossimo tutorial!